Ok, ok, perché questo non l'abbiamo ancora fatto nei live, lo dobbiamo dire. Dedicato a tutte le donne, le nonne, le mamme, le sorelle, le fidanzate. Ok, ok. E questo lo facciamo a favore delle donne per tutti i brutti avvenimenti che abbiamo nell'ultimo periodo in Italia. A Palermo e anche nella mia città, a Napoli. L'altro ieri è successa una cosa del genere. Allora, voglio, siamo 2023 e stiamo ancora a dire che la donna viene prima dell'uomo. Siamo ancora a dire che la donna va rispettata, ancora nel 2023, ragazzi, non è una cosa scontata. Quindi facciamo un applauso a tutte le donne presenti. Finalmente Clementina a Reggio Calabria, al Porto Bolaro Shopping Center. Allora, tutti ti stanno aspettando per esibirti e farli sognare, però ancora una volta tu sei l'esempio vivente a 360 gradi della persona che lottando si può arrivare dove si vuole. E non per questo ti chiamano Iena. Sì, vabbè, in realtà non so se sono proprio un perfetto esempio, però sono contento se dicono questo di me. Io penso che nella vita uno deve sempre inseguire i propri sogni, darsi degli obiettivi e raggiungerli. È chiaro che nella vita, questa cosa qui la dico ai tanti ragazzi che sono molto più giovani di me, visto che adesso già sono a 40 anni, quindi sicuramente avranno tante porte chiuse davanti, bisogna comunque continuare a combattere, perché è impossibile avere tutto e subito. Però nel momento in cui tu combatti, quando poi riesci a raggiungere l'obiettivo, ancora più bello, perché te lo sei guadagnato, quindi è importante. Questa sera Porto Bolaro, siamo qui a Reggio Calabria, non vedevo l'ora di venire qui, tanto è vero che sono andato a mangiare praticamente proprio sullo stretto, fantastico, e del resto tra terroni ci capiamo, ragazzi. Questa sera ci sarà un grandissimo concerto che andrà dai pezzi miei fino a qualche cover, e non sto scherzando, dai Pink Floyd a Pino Daniele. Stasera facciamo tutto. Ci farei sognare. Un'ultima domanda, che sì. Consiglio daresti a questi giovani che sono un po' destabilizzati, no, per quanto riguarda in cui credere, perché proprio in questo periodo non hanno cosa prendere, ecco. Questo non è un bel periodo sicuramente, anche perché stiamo vedendo che ci stanno c'è molta violenza in giro, guardiamo anche quello che è successo un pochino a Palermo, anche a Napoli, gli stupri e le cose. Secondo me anche chi dà l'esempio deve essere una persona importante, perché se tu non dai l'esempio è chiaro che poi i giovani prendono il male dalle cose. Se noi riusciamo a dare un ottimo esempio e far capire che si può andare avanti con la serenità e con l'armonia, riusciamo a raggiungere un obiettivo. Ma se questi obiettivi non partono da parte dei grandi, non genitori, chiama nessuna parte. Esatto. Grazie, buon concerto. Grazie, ciao.